un bollettino di guerra e questa ulteriore notizia ci fa pensare agli altri 170.000 disoccupati che abbiamo. E noi non possiamo pensare che i nostri lavoratori si possano confrontare con i 5 euro al giorno che viene pagato un cinese o l'euro al giorno dell'indiano. E voglio ricordare che la nostra economia non è basata su fibra ottica, su ricerca e altre robe del genere, ma voglio ricordare che almeno il 70% della nostra economia è fondata sulla manifattura e noi la dobbiamo difendere con i denti. Non possiamo pensare che i cittadini di punto in bianco vadano tutti a fare gli ingegneri. E a me spiace, siamo a fianco dei lavoratori e dell'impresa per trovare una soluzione, visto e considerato che siamo chiamati anche in questi casi a gestire le partite rispetto a ammortizzatori sociali ad altre partite. I sindacati a questo proposito hanno lanciato un allarme, dicono che Benetton, altri gruppi che hanno già delocalizzato le attività produttive, ben presto porteranno all'estero anche i cosiddetti cervelli, cioè i centri studi, no? La stessa direzione in sostanza, che quindi qui bisogna pensare ad altro. Ma guardi, qualche anno fa quando io raccontavo che molti ospedali stranieri, penso agli Stati Uniti piuttosto che ai londinesi, facevano refertare le radiografie o le indagini radiologiche direttamente dagli indiani via internet, e qualcuno si metteva a sorridere. La verità è che noi dobbiamo non solo fermare, diciamo, questa emorragia di posti di lavoro che vengono a mancare, ma anche quella dei cervelli, o meglio, delle persone che si occupano dell'aspetto dirigenziale, della programmazione. Se perdiamo comunque i posti di lavoro, quelli della manualità, frana tutto. Direi che dobbiamo assolutamente arginare e dobbiamo chiedere al governo che sia pronto a rispondere. Noi ci candidiamo ad essere laboratorio nazionale per il federalismo fiscale. Abbiamo coscienza del fatto che se lasciano a noi i soldi delle nostre tasse, noi riusciamo a far rilanciare l'economia non solo del Veneto ma di tutta Italia. Quindi più nessun aiuto a chi delocalizza a questo punto? Ma il tema io penso che il tema della delocalizzazione, da quando sono io, non lo finanziamo. Noi finanziamo invece i temi della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, di chi vuole esportare e di chi porta lavoro in Veneto. Fondamentalmente qui da noi si finanzia chi crea occupazione, punto e basta.